Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Voce. Cerchiara. Sono l'avvocato Cerchiara e ci rivediamo dopo un po' di tempo. Voi sapete che abbiamo parlato spesso di Avvicino questioni di più che non si qui, di vede. Luciano Gallino, di Sì. queste questioni economiche. Non ne abbiamo terminate, però ne abbiamo detto in gran parte, e comunque sono questioni che sono dibattute anche in televisione ultimamente, quindi praticamente noi ci ritorneremo. Siccome ci Allora, sono. scusa, si interrompo subito. Il problema viene percepito dal cittadino medio italiano, viene percepito come qualcosa di molto importante. Oggi è uscito fuori questo, il successo della linea politica di Salvini è evidente. Anche perché ci sono tutta una serie di situazioni, di pressioni che stanno arrivando sul popolo italiano, il quale comincia a rendersi conto. Però la cosa più interessante è che la grande maggioranza del popolo italiano non c'è la percezione della truffa che c'è dietro all'euro e del potere assoluto di carattere economico-finanziario che controlla esattamente l'euro. Tant'è vero che, esattamente come diceva il professor Auriti diceva che per conoscere le cose bisogna sapere chi è il padrone della moneta all'atto dell'emissione. Allora, lo dico qui perché anche ieri sera al convegno che abbiamo fatto, che poi amici potrete vedere su Alba Mediterranea, non è stata percepita questo concetto. Il proprietario della banconota euro è colui che la vende. Nell'atto in cui vende e ti fa pagare pure gli interessi, no? È il vero proprietario della banconota euro. Non deve esserlo, perché loro fingono che l'euro sia qualcosa di sostanzialmente diverso, ma i proprietari sono loro. Allora, per stabilire chi è il vero padrone, bisogna sempre sapere chi è quello che vende, perché solo il padrone vende, solo il padrone affitta. Questo è un concetto importantissimo. Allora, perché ci vogliamo liberare dall'euro? Perché l'euro è un ricatto fatto dai padroni delle finanze su tutti i popoli europei. Io sono perfettamente d'accordo, magari come molti economisti hanno scritto, occorre un piano per uscire dall'euro, occorre prepararsi perché ci sono delle conseguenze di carattere economico, giuridico, eccetera, eccetera. E soprattutto va studiato prima di uscire dall'euro tutta una serie di tattiche per curare i rapporti che sono con la comunità europea. E quella fase lì è ancora più importante di uscita dall'euro, perché praticamente potrebbe determinare delle situazioni di positive, che magari non dico che l'uscita dall'euro non si deve fare più, ma che insomma potrebbero essere valutate e gestite. Quindi prima ci vuole una politica che modifica l'Europa, perché in questo caso, se si riesce a modificare dall'interno, si possono ottenere dei risultati che un'uscita dall'euro al volo così non solo non consentirebbe, ma darebbe parecchi problemi. Tuttavia, l'argomento è nuovo, cioè no, scusate, è proprio. Il dibattito è praticamente attualissimo e quindi noi sicuramente ci ritorneremo. Se volete, quest'oggi possiamo proseguire su questo argomento. Noi possiamo dire questo perché ho preparato un altro argomento, ma non Ma fa aggiungi niente. anche quell'altro argomento, se è coerente va benissimo per noi, no? Il primo motivo perché l'euro non conviene. L'euro ha provocato 10 anni di recessione. Vai, vai, così. 10 anni di recessione. Con la perdita di quasi 300 miliardi di PIL al 2014 rispetto alle previsioni del 2007, 25% di produzione industriale in meno, un mercato del lavoro che abbiamo visto praticamente è negativissimo, 3 milioni di disoccupati, 3-4 di precari e 2-3 di occupati in nero. Alzo un po' la voce perché parlando, guardando lì, non parli di fronte, non si sente. L'Italia detiene il primato dell'economia sommersa, pari al 27% del PIL e circa 200 miliardi di redditi non dichiarati. Fortuna. I costi economici e sociali dell'euro superano i vantaggi. Il secondo motivo,
l'eccessivo aumentare del debito pubblico, il che rende di fatto impossibile per l'Italia far fronte agli oneri previsti dal cosiddetto fiscal compact, una delle clausole fondamentali dell'Unione Economica e Monetaria. Qui poi l'economista Gallino dice un'altra cosa, che appunto questi strumenti di carattere economico non sono sopportabili dalle economie dei paesi orientali, scusate, non orientali, del sud dell'Europa, perché hanno una determinata struttura economica. Quindi, tutt'al più, si sarebbe dovuto pensare un'Europa a due velocità. Sì, ma il discorso, scusa se intervengo, e poi se tu hai qualcosa da dire, il discorso delle due velocità non è coerente con quello che noi abbiamo detto prima. Se noi abbiamo stabilito prima che l'euro è una forma di usura, di quelle praticate come quelle del Medioevo, quello che venivano praticate da preti, ebrei e compagnia cantante, nel corpo vivo di cittadini che erano costretti a sottomettersi a queste operazioni. Allora, il problema qui non può essere che noi andiamo a chiedere a chi gestisce l'euro, che è un ricattatore per principio, è un usuraio spietato, di cambiare la politica che dico noi. Dobbiamo cambiare la struttura dell'Unione Europea, perché questa Unione Europea è stata voluta per favorire i finanzieri e gli usurai, punto. Sì, è stata cambiata per favorire, però c'è da dire questo, che noi dobbiamo fare quello che ha fatto la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ogni giorno chiedeva una cosa, una in più. Ma poteva farlo perché aveva la sterlina a disposizione, non era ricattata sull'euro. Questo è vero, ma questo non vuol dire che gli altri paesi non lo possono fare. Perché l'Europa ormai, come hanno detto alcuni, è morta, perché è soltanto un'entità finanziaria che cerca di mantenersi, nonostante non esiste più l'Europa, non ha fondamento democratico. L'abbiamo detto tante volte, votiamo un organo che non ha alcun potere politico. Gli organi della Comunità Europea sono riusciti a impedire che i cittadini, che ogni qualvolta, di alcuni Stati membri, che ogni qualvolta si sono pronunciati, lo hanno sempre fatto a sfavore della Comunità Europea, hanno impedito, ai cittadini di pronunciarsi sulla Comunità Europea, perché avrebbero perso. Questo dimostra la loro malafede. E come hanno fatto? Hanno derubricato la Costituzione Europea a trattato. La Costituzione avrebbe richiesto che per ogni Stato si sarebbe dovuto interpellare il popolo, i cittadini di quello Stato. Il trattato non lo richiede. Quindi questo dimostra la loro malafede. L'Europa non esiste più. Esiste un'entità finanziaria che cerca di mantenerla. E c'è un capo dello Stato. Vabbè, questo è meglio che non lo dico. Vabbè, diciamo che i capi dei governi degli Stati membri sono maturati da questi interessi di carattere finanziario, che sono più potenti di quelli dei singoli Stati. Diciamo che i governanti che hanno governato i paesi europei fino a poco fa, perché adesso c'è la rivolta in alto dei popoli, erano tutti nominati dall'alto dal potere economico finanziario. Io voglio ripetere quello che ha detto Theresa May, che voi sapete, io penso che sia il politico più importante. Ha detto questo concetto qui, che gli organi dell'Unione Europea, lei si riferiva praticamente agli organi di stampa in generale, impongono di pensare che il patriottismo sia un principio disgustoso, la preoccupazione per l'immigrazione è un atteggiamento provinciale, l'atteggiamento di paura verso la criminalità qualcosa di illiberale, la sicurezza del posto di lavoro un fatto fastidioso, il disagio della situazione economica qualcosa di non obiettivo. È veramente così, soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione. Noi abbiamo visto e l'abbiamo detto, perché ci sono dei libri, perché ci sono ormai degli autorevoli esperti economici come per esempio dottor Rampini, i quali fanno chiaramente capire che l'immigrato non può non essere considerato un concorrente per un cittadino di uno Stato membro, perché è inevitabile che lo sia. E se viene un immigrato, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, può anche passare, ma non può venire un intero continente, per di più in un paese solo, che diceva solo di sì. Perché allora, altro che concorrente, quell'immigrato lì
che fa parte di un'invasione di un intero continente, non solo fa concorrenza alla persona che sta in quel paese lì, lo elimina quasi. E quindi l'immigrazione, io stasera sentivo praticamente dottor Mentana che parlava, diceva che bisogna tener conto di ragioni di carattere umanitarie. Non è vero, è tutto completamente falso. La tratta è fatta dai vecchi e antichissimi negrieri di una volta, sono sempre loro. È quella razza lì che ha fatto queste cose. Però è anche vero. Una scusa dell'umanità è coperta da questi delinquenti qui che stanno ancora alla televisione. Però è anche vero che delle persone muoiono sul serio, che delle persone muoiono affogati. E chi l'ha detto? Sì, ma la responsabilità, poi dopo sì. La responsabilità di quelli che li trasporta. Ormai è chiaro. Sì, guarda, però esiste una norma del mare. Su internet c'è un'informazione generalizzata su tutto. Che stabiliscono che tu devi aiutare chi. Ma quale aiuto? Chi deve aiutarselo loro? Perché li devo aiutare? Le aiutassero loro? Spagnoli, allora, greci, maltesi, è l'anima di libertarci loro. Perché li devo fare io? È tutta un'operazione schiavistica che vede ai suoi vertici niente un po' di meno che il Vaticano. Certo, sì. Questo non sono assolutamente d'accordo. Non è assolutamente vero, è falso. Io non sono assolutamente contrario. Casomai il Vaticano aiuta dal punto di vista umano queste persone che si trovano. Come no? Con le benedizioni e con le sacre. C'è da dire questo, con l'oste, con la distribuzione gratuita delle ostie. Non ci dilungare questo argomento perché questo argomento ha delle normative che vanno anche rispettate, ed è vero che esiste una tratta, è vero che esiste, come hanno dimostrato degli studi, Lagrini, noi l'abbiamo detto tante volte, è un altro studioso di cui ricordo il nome, che sono sempre studiosi universitari, uno inglese e l'altro americano, che l'immigrazione è un'arma di distruzione di massa, io sono perfettamente d'accordo, però è anche vero che anche se c'è stata una tratta, esiste una norma che tu in mare, se uno sta in pericolo, le aiutassero loro, quelli che stanno in mare, allora, mica noi. Sì, ma, discorso, vieni qui se vuoi, se ti metti un momentino lì, allora, dici la tua. Ma il discorso è molto semplice: questi immigrati bisognerebbe non farli partire, perché è chiaro che una volta che partono non puoi abbandonarli. Sono perfettamente d'accordo. Allora, perché le dobbiamo abbandonare? Che esistiamo solo noi nel Mediterraneo? No, dovremmo. Ma questa è quello che parlavo con lui, questa volontà di cooperare la Francia, la Germania e i paesi europei non l'hanno voluta, hanno scaricato. Certo, perché dobbiamo farlo noi? No, hanno scaricato. Quello, noi non è che stiamo dicendo cose diverse, noi stiamo dicendo le stesse cose. Noi non stiamo dicendo. No, per lui con la Chiesa entra fuori, esce sempre fuori dal seminato. Guarda, io ti dico una cosa, citami il caso di un solo prete che in 300-400 anni ha fatto un afflato di pietà per la tratta degli schiavi, soprattutto quelli dei preti che stanno in America del Nord e del Sud. Che non interessa, vabbè. Non riguarda la comunità. Io parlo come Ravennate, perché un grande Ravennate pigliava quelli che trattavano gli schiavi e li fucilava. Romolo Gessi, e voglio ricordarlo sempre. Se non ci fosse stato Romolo Gessi, che poi hanno fatto in modo che morisse, nemmeno quello ci sarebbe stato. Vabbè, noi, allora, questo argomento esula completamente è la stessa cosa. Se non vai all'origine di coloro che gestisce la tratta, non potrai mai sapere per quale ragione c'è la tratta. Allora, il professor Bagnai, in un suo video che fece su YouTube, disse che questa immigrazione viene finanziata dalla CIA, tramite la CIA e la CIA, Soros e compagnia cantante. Dice il professor Sapelli, esamina il Mossad, sì. Insomma, ci sono varie figure che stanno spingendo queste persone, poi la Libia, certo, il bombardamento di Sarkozy, della Francia e della Germania, che peraltro noi avevamo degli interessi continuiamo a averli, avevamo, e in un modo o l'altro cerchiamo di arraffare qualcosa. Di arraffare quello che... Però ormai la situazione, ripeto, è irreversibile, una volta che questi partono, o vengono ridistribuiti, e come dice Giorgio, non basterebbe l'Europa, avvocato Cerchiara, a contenere un continente come l'Africa. Se poi mettiamo l'India, la Cina e gli emigranti climatici, la situazione qui diventa esplosiva. Quindi l'emigrazione va bene, ma si viene coordinata, si viene fatta come si deve. Io ad esempio a Milano ho visto controllori sull'ATM di colore,
Quindi li stanno mettendo forzatamente. Quelli non sono mica i Mirgantes, sono altra cosa quelli. Li stanno mettendo forzatamente, no? Li stanno, cioè integrando forzatamente. Questo è quello che è strano, perché in America ci sono poliziotti di colore. Io non sono un razzista, ma non. Cioè, qui ci vogliono. Qui bisogna distinguere, scusami, qui bisogna distinguere in maniera molto chiara. Ci sono moltissime persone di colore o non colorate che sono perfettamente integrate. Non sono questi migranti. Ci sono qui e sicuramente io conto molto sulla ribellione di questi, quelli che sono venuti prima. Questi sono venuti molto prima, per conto loro. E si sono integrati perché lavorano. In Francia questi qui molti appoggiano la Le Pen. Certamente. E si sono integrati bene, cioè nel senso che con un programma piano piano, ma non in modo forzato. In modo e quelli forzato, migranti significa... sono quelli su cui i migranti sono gli schiavi. Certo. Questo è schiavismo. Certo. Bisogna distinguere, perché la gente ancora confonde. Ma noi ne stiamo ad esempio... Adesso vogliamo finire sì. Un attimo questo concetto, sì. Anche perché parliamo praticamente. Allora, torniamo a quello che abbiamo detto noi prima rispetto al patriottismo, rispetto all'immigrazione, rispetto al posto di lavoro, rispetto all'economia. È vero il contrario rispetto a quello che se poi quello che scusa finisco, se poi il professor Bagnai da queste cose che ha detto le ha dette perché ci sono anche l'Europa che li finanzia, perché io so che gli danno 1.035 euro ciascuno a questa gente qui, quindi vengono qui, gli danno quel reddito, come si dice, di inclusione. Certamente. Poi gli danno dei posti così di bassa manovalanza che possa essere, e quindi schiacciano ancora i salari verso il basso. Certamente. Quindi quello. I salari vengono schiacciati verso il basso. Noi l'abbiamo sempre detto, 30 anni fa lo dicevo io. Ma questi sono i dati macroeconomici. Sì, c'è naturale. E quindi servono anche però come fonte di voto per la sinistra. Esattamente. Perché la sinistra li sta facendo. Perché questa gente qui chi vota? Salvini, la Meloni. Ma è chiaro. Cerchiamo di essere seri. Questa gente voterà loro. È chiaro. Questi miserabili, dico miserabili politicamente della sinistra, hanno venduto un paese. Esattamente. No? In modo irresponsabile, no? E ne devono pagare. Al di là che Prodi ha detto, come ti avevo detto prima, che abbiamo svalutato del 600%. Amato ha detto che gli economisti americani avevano già predetto che non avrebbe funzionato, quindi le avvisaglie c'erano tutte, quindi ci hanno voluto consegnare nelle mani dei massoni europei, e lo dice Sapelli, non lo dice Moscatello, lo dice Sapelli. Certamente. Che l'euro è stato voluto dai massoni. Peraltro la Germania si è fatto un euro su misura, se ne sono accorti anche gli americani. Me l'ho detto, no? Lo dici subito. Loro hanno giocato il gioco del mercantilismo, quindi hanno venduto ai pigs, e noi a chi vendiamo? Concludiamo un attimo. Sì. Concludiamo dicendo, quindi avvocato, cosa devo dire di più di quello che... Ah, certamente, hai detto così. No, alcune cose perché... Sì, avevamo detto aggiungi queste cose. Informazioni che sono sempre utili. Perché, dunque, i media hanno fatto passare in secondo ordine tutto e tutte le idee praticamente che cercano di modificare la realtà, quella che è attuale, perché utilizzano il termine negativo di populismo, come se esistesse qualcosa che nel popolo potesse essere positivo, negativo. Dunque, e poi va innanzitutto fatto un chiarimento sulla... Ma poi il termine negativo, la parola populismo è stata coniata da Lenin, diciamocelo subito. Lenin era un uomo pagato dalla finanza americana che aveva la puzza sotto il naso, perché prima di arrivare in Russia a fare il rivoluzionario faceva la bella vita a Capri, va bene, o in Svizzera, quindi è una creatura della finanza internazionale americana, e come tale disprezzava il popolo perché ha fatto un regime contro il sì, popolo. Ma questo adesso è un produce due tre concetti uno per poterli sapere, per poterli seguire, saranno sicuramente giù, io non lo so, penso di sì. Allora che cosa dobbiamo dire sull'articolo 1? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Certo. Quindi, al contrario di quello che ha detto e ha scritto, mi pare su Repubblica, su Corriere della Sera, l'ex Presidente della Repubblica Napoletano, va corretto. Il sistema nostro della Costituzione non è di democrazia indiretta, è una democrazia diretta che utilizza la indiretta perché
il popolo a cui appartiene la sovranità lo esercita secondo la democrazia indiretta. Ma questo va detto perché nell'ordine della gerarchia giuridica il popolo è prima della democrazia indiretta. Quindi, tornando al discorso, quindi bisogna combattere il concetto che la democrazia rappresentativa sia più importante del popolo, come ha scritto per iscritto l'ex Presidente della Repubblica, perché la Costituzione prevede che primo è il popolo. Un radical chic, ricordiamocelo sempre, che sappiamo perfettamente di chi è figlio. Se vuoi ti faccio tutta la biografia di quel delinquente. Andiamo. In Bergoglio parliamo. In vero, no. Poi chiariamo e finiamo il concetto delle parole che ha detto la May. Il patriottismo non è disgustoso, come dice la stampa, ma è il mezzo attraverso il quale il cittadino dello Stato membro, siccome viene ignorato completamente dalla comunità europea, perché per la comunità europea conto solo le banche e le istituzioni finanziarie, è l'unico mezzo attraverso il quale il cittadino può difendersi. La preoccupazione per l'immigrazione non è qualcosa di provinciale, ma la risposta a un'invasione selvaggia e incontrollata, da quale possa derivare atti di terrorismo e scontri sociali, è talmente incisiva che, come hanno scritto quegli studiosi che abbiamo detto, è un'arma di distruzione di massa quando ne viene proprio invasione. L'atteggiamento di paura verso la criminalità non dipende da una visione liberale, ma una risposta umana dopo innumerevoli riscontri di mancata attenzione da parte dei vertici dell'Unione Europea e degli stati nazionali contro gli atti di terrorismo e contro gli atti di criminalità che i cittadini debbono sopportare. La sicurezza sul posto di lavoro non è qualcosa di fastidioso, ma un obiettivo indispensabile per poter programmare quella che la nostra Costituzione definisce un'esistenza libera e dignitosa. Ma vi risulta che la Costituzione europea ha mai adottato dei provvedimenti di carattere economico che hanno favorito il lavoro? E per questo Barra Caracciolo dice che i trattati europei sono incompatibili con la Costituzione italiana. Esattamente. Di Barra Caracciolo. Certamente. Non stiamo parlando di Vitali o di Moscatello che non ne capiscono nulla. Stiamo parlando di persone giuridiche, insomma, di alto livello. Certamente. Giusto? Certamente. Certamente. E concludiamo così: il disagio per la situazione economica è talmente evidente, anche se non si vuole riconoscere, che e non riguarda questa volta, bisogna dirlo, soltanto la comunità europea, riguarda il mondo, perché al mondo l'1% dei ricchi possiede una ricchezza pari a quella del restante 99%, quindi c'è qualcosa che assolutamente non va nel nostro sistema mondiale, economico, sociale, globale. Però non va, ma trova un limite e trova un contemperamento nei paesi al di fuori della comunità europea, Stati Uniti, Giappone, Russia, India, Brasile e via discorrendo, perché comunque lì un limite all'ingerenza finanziaria comunque minimo ma esiste. La comunità europea è lo strumento attraverso il quale le istituzioni finanziarie partono per conquistare definitivamente il mondo. Siamo perfettamente d'accordo. Noi dobbiamo, ma cadrà al bene più presto. C'è dietro alle noi lo diciamo ormai da tempo, cadrà. Non ci sono, sono stato in, questo lo posso dire, gli amici sono in Gran Bretagna per ragioni di divertimento personale. Tu hai qualcosa da aggiungere? No, aspetta, voglio finire. Pensano che, allora parla con soprattutto gli italiani che stanno lì, pensano che è stato un peccato la Brexit. Ancora non hanno compreso che la comunità europea li difende in questo momento soltanto da provvedimenti di carattere personale, amministrativo, che non sono nulla rispetto a questo gesto di lasciare l'Europa. Che a questo gesto di lasciare l'Europa della Gran Bretagna, con questo gesto la Gran Bretagna dimostrerà di gestire molto meglio la propria economia e dimostrerà al mondo intero che la comunità europea sbaglia sul puro piano di carattere economico. Sono parole di oggi della Theresa May, che ha detto non ci imponga i suoi principi la comunità europea, perché noi faremo vedere le nostre ragioni e vinceranno, perché la comunità europea, siccome praticamente è al contrario contro i cittadini, non potrà mai vincere, ha sempre perso e continuerà a perdere e un giorno sparirà.
E speriamo questo. Di non pagare noi per conto di questo. No, assolutamente. E con questo buon sabato. Oggi è venerdì, ma Rolf. Io finisco e dico questo: da un punto di vista macroeconomico, l'emigrazione di massa serve a schiacciare i salari verso il basso, a creare un bacino di voti, molto, molto semplice. Perché? Perché poi, peraltro, se non puoi svalutare la moneta, dice Mandela, premio Nobel, non puoi svalutare il salario, devi svalutare il salario. Se non, noi giocavamo sulla svalutazione, perché la svalutazione è nella letteratura economica. Certamente. E peraltro, quando la moneta era nelle mani del Ministero del Tesoro, c'erano svalutazioni funzionali all'esportazione della nostra produzione. No, Giorgio, noi abbiamo svalutato, le due volte che abbiamo svalutato, per difenderci da shock esterni. Esattamente. Cioè, abbiamo svalutato per essere lazzaroni. Esattamente. Come questa informazione mainstream criminale ci vuole fare, perché ci dipinge come lazzaroni, perché eravamo corrotti e crescevamo. Adesso che siamo più corrotti di prima non cresciamo più, allora è un problema macroeconomico. Esattamente. Cioè di adottare una moneta troppo forte per la nostra economia, se ne sono accorti gli americani, come parlavo con te. Quindi Giorgio, io chiudo il discorso, perché ripeto, il discorso è molto ampio. Ripeto, l'immigrazione di massa è stata fatta forzatamente per annullare le identità nazionali, perché creare una massificazione dove ormai c'è un mescolamento di tutto, no? È stato voluto da loro signori. Dalla finanza internazionale. Esattamente. Ok, abbiamo chiuso anche per oggi la nostra chiacchierata, l'abbiamo fatta. No, no.